secondi al Palafiera di un torrido pallacanestro fuori 2.0-15, scaligera Verona, 6-5 per Verona, 6-4 per Forlì, con Adegboye protagonista di questo grande ultimo periodo, ed è proprio il giocatore africano naturalizzato inglese che segna e subisce fallo per il sorpasso forlivese che va a 66 e vuole difenderla questa 2 faticosamente conquistata nel corso della stagione scorsa, a cominciare da questa sera qui contro Verona. Sbaglia Adegboye il tiro libero che sarebbe stata la ciliegina sulla torta della sua azione, arrembante canestro, attacca Verona, un punto da difendere per Forlì. Il ribaltamento di palla da parte di Boscagin che va da Frezier, altro giocatore svegliatosi notevolmente in questo finale. Pini va sul lato debole da Robinson che subisce fallo e va a un centimetro dall'azione a tre punti. Ne hanno 4 Amoroso e 4 Rotondo. Impatta Robinson dalla lunetta, il 66 pari, 1.47 da giocare, sventolano le bandiere dietro al canestro in cui va a tirare Robinson, che segna però con freddezza anche il secondo tiro libero a sua disposizione. Nuovamente avanti giallo-blu veronesi, comanda il gioco Adegboye, pieno di Amoroso, torna fuori, non se ne è fatto niente in questi primi 10 secondi, si replica lo schema, ora Amoroso si butta dentro, riceve una gran palla da parte di Adegboye, sbaglia Ryan da un centimetro, attacca però Verona, Frezier, brutto l'errore di Ryan Amoroso che però ha lottato e combattuto per tutta la partita con la maglia biancorossa di Forlì. Frezier con lo step back sulla sigla di 24 sbaglia, arriva di cattiveria Adegboye a rimbalzo ma non trattiene, 58 secondi da giocare, Verona con un extra possesso di rara importanza, Robinson contrastato da Adegboye, lo sfida con il corpo, sbaglia, palla che esce, arriva un fischio. Melvin Johnson che andrà preso ovviamente da Adegboye, anzi no, va da Ryan Amoroso, lavora col cronometro fuori, evidentemente l'input di Valli è di non andare al tiro affrettato ma di giocare per tutta la luna, per tutta la durata, i 24 secondi. Bonaccini, linea di passaggio chiusa per andare da Pieric, bisogna andare da Adegboye, il tempo stringe, ci pensa Bonaccini, da tre punti Davide Bonaccini, canestro da tre punti, il giocatore trasformatosi in 2 mesi in un giocatore di Serie A che spara dagli 8 metri, il più 2 di Forlì non è fatta, bisognerà ancora sudarne di camice, ma adesso Forlì è in una prospettiva decisamente migliore, 6-9, 6-7, 27 secondi da giocare abbondanti. Tutti a difendere, chi con le gambe, chi con le mani, chi con il frastuono, chi con il cuore, il canestro, 23 secondi da giocare, ne ha 18 Verona, Frezier, il pressing di Forlì, Berkic il consegnato, 4 punti Berkic, non tocca niente, palla che esce, 13 secondi da giocare, Dal Monte vuole il fallo su Berkic, nulla di tutto questo, la rimessa per Forlì. Come direbbe il mio amico Fulvio Castellucci, non è retorica, vietata ai deboli di cuore, 13 secondi, Verona presumibilmente farà fallo subito, così è, Pini su Pieric. Dentro il primo libero per Simone, miglior realizzatore della partita di Forlì al pari di Bonaccini, di Adegboye, sbaglia. C'è ancora un possesso pieno tra le due squadre, Frezier era da 3 punti, può far saltare Adegboye, sbaglia, rimbalzo di Amoroso, il fallo di Berkic, ci siamo quasi ragazzi, 3 secondi e 60, Ryan Amoroso per inchiodare la bara di una tenace Verona, sbaglia il primo, 3 secondi e 60, andiamo a fare fallo fratelli miei, fratelli di sangue. Se sbaglia il secondo tiro libero propongo un fallo, non so se Coach Valli è d'accordo, sbaglia il secondo, Adegboye commette il fallo, rafforza il pacchetto di mischia Dal Monte mettendo
il miscolare di Liegro. Primo tiro libero per Pini, Foria in vantaggio di 3 punti, 1:90 del centesimo della fine. Dentro il primo di Pini, adesso a rimbalzo con tutte le energie che ci rimangono, perché il giocatore scuola Giana la sbaglia apposta, la palla esce, la prende proprio Pini che sbaglia! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Pini sbaglia da 1 centimetro! Sul suo stesso errore! Ha vinto lui l'Euro! 70-68!